Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao. Oggi un ospite super speciale, Michela. Ciao, mi fa strapiacere essere qui con voi, ciao ragazzi. Anche a me fa super piacere, tant'è che noi ci sentiamo da secoli, cioè ne parlavamo proprio poco fa, da anni e anni che ci scriviamo e ci vediamo tra l'altro, sì, agli eventi eccetera. Perché siamo proprio veterane, no, di YouTube, proprio dall'inizio. Ed è il primo video che facciamo insieme. Però attenzione, non è, mi sta venendo in mente adesso, che non è il primo video nel quale siamo proprio insieme. Cioè non abbiamo mai fatto la collaborazione, però Hai ragione, in diversi vlog siamo state insieme, è vero. Eventi, che belli gli eventi. Mamma mia, quanto mi mancate ragazze, è una roba incredibile. Vero. Speriamo veramente presto che ci si possa rivedere, ma nel frattempo facciamo queste collaborazioni, almeno, almeno stiamo insieme anche se da lontano, se sì, ha un senso. Tagliamo un po' le distanze, così, viva il web, vedi? Esatto. Allora, a parte che tu sei perfetta, bellissima, e io sono tipo, mi sono appena svegliata, sono tutta gonfia, ok? Quindi partiamo proprio benissimo. Allora, no, intanto, prima di tutto volevo dirvi che c'è un video anche sul canale di Michela che noi abbiamo fatto assieme, non spoileriamo, sì, ma c'è un video, quindi vi lascerò il link al canale di Michela, al nostro video assieme qua sotto nel box di informazioni, mi raccomando andate a vederlo. E adesso iniziamo con i nostri beauty hack di TikTok. Ho un po' paura, allora, alcuni mi incuriosiscono, alcuni mi... un po' di timore, ti dico che c'è. Uguale, anch'io, alcuni voglio vedere se funzionano davvero come dicono, sì, e sono così miracolosi. Altri sono molto preoccupata per la mia incolumità. Questa cosa ve la devo raccontare. Nicole è poco fiduciosa su questo argomento. Io invece sono molto molto positiva che alla fine noi usciremo due fiorellini da questo video. Sì, è vero, tu sei sicura? Sì, usciremo proprio acconciate, ben truccate, capelli sistemati. Io sono fiduciosa, ragazze. Ho timore su alcuni, però sono fiduciosa. Quindi vedremo alla fine cosa ne uscirà fuori. Oddio. Il primo video di TikTok che vogliamo riprodurre è questo video in cui la ragazza prende tipo dei colori in crema molto accesi e poi va a fare tipo questi puntini con il cotton fioc, poi va a sfumare tutto e magicamente ha un fondotinta perfetto, una base perfetta. Quindi adesso vogliamo testare. Ma per me non potrà mai andare bene questo colore, ragazzi, cioè questo... cioè come posso neanche pensare minimamente che questo si trasformi in un fondotinta, io non lo so. Ma guarda che sono fiduciosa, magari sì, io posso già magari sì. Magari sì. Che poi avrei voluto prendere anch'io qualcosa, però non sarebbe arrivato per tempo e quindi... ho fatto un... si fa ciò che si può, ragazzi. Ma sì. Che poi però... avrei dovuto forse usare un azzurro più chiaro. Ma no, Nicole, sono sicura che verrà benissimo. Però guarda che un giorno, questo mi era rimasto impresso, alla scuola di make-up per fare la correzione al viso avevano messo proprio tutto così mixato e poi aveva sfumato tutto insieme e era venuta perfetta e non aveva più un'imperfezione. Ma il fatto che io non sono la tua prof di trucco... Io a questo punto aggiungerei, che cos'è che devo aggiungere? A te come sta andando? Perché non ti vedo benissimo qui nel monitor. Bene, bene, alla grande. Se io non esco con la faccia arancio fucsia in questo video, non succederà mai. Mi avvicino anche per far vedere la situazione. Io sto aggiungendo questa specie di arancio corallo. Non sono esattamente i colori che ha usato lei, devo essere onesta, che aveva anche un azzurro un pochino più chiaro, però questi sono quelli che ho io, ragazzi. Io sembro un clown, quindi non so, cioè, non so se riesci a vedermi, ma sembro veramente un clown. Allora, avevo preparato anche il pennello, adesso andiamo a sfumare. Certo. Sei che... pronta? Allora, se su di te viene bene, è oh mio volta. Dio, cioè, non viene per niente bene. Dio, ma che hack è? Ma forse con i correttori? Ma quelli che usa lei non sono correttori, guarda! No,
strano, a me sembravano tipo ombretti in crema, quelli che usava lei. Io sembro tipo una che si è truccata per carnevale, sai che poi ti togli il trucco ma un po' ti resta, no? Ecco, questo sono io, carnevale il giorno dopo. Potrei chiamare questa base proprio il giorno dopo carnevale, ok. The day after. Beh, a te sta andando molto bene, devo dire. Guarda, cavolo, no, dovevo usare i però lei non usa correttori, lei cavolo. Non usa correttori, cioè, è vero. Guardami, ho la faccia a pua, ragazzi. Fucsia e a pua. Ok, adesso cerco di sfumare, ma specialmente il blu non se ne va. Allora, per me questo hack è onestamente bocciatissimo. Ma no, per te. Beh, cavolo. Oddio, da vicino si continuano a vedere un pochino. Forse dovrei sfumare meglio. No, dai, è andato. Guarda che... Secondo me tu ci sei riuscita molto molto bene. Io ho usato decisamente i prodotti sbagliati. Decisamente non dovevo usare questa palette. Io adoro, ma... Oh, guarda che la svolta, eh. Se uno non ha il fondotinta, usa i correttori così. Tutti i colori mixati. Io mi ero preparata anche addirittura la cipria. Cavolo, tu sei perfetta. Velo di cipria. Sono pronta per uscire, io dico. Però da qui sembra che sei ok, lo sai. Sì, ho tolto tutto. Ah, ecco. Primo ax, cosa gli diciamo? È andato o non è andato? Per me è bocciatissimo. Per te? Con i correttori possiamo farlo, si può fare. Allora, poi abbiamo questo, ragazzi. Come avere denti bianchissimi nelle foto. Io non so se è uno scherzo o cosa, ma questi video esistono davvero. E quindi anche noi proveremo come fa questa ragazza che con tutta la naturalezza del mondo si mette un pezzo di carta. Cioè, non ha senso però, ma non si vede poi nella foto che non, cioè, sono denti finti. Cioè, finti, è ma carta. Secondo me sì, ma infatti mi aspettavo di vedere alla fine, cioè pensavo che si stesse facendo tipo lo sbiancamento, no? Anch'io. E invece no! Allora, quindi la carta si dovrebbe attaccare ai denti fondamentalmente. Aspetta, giusto? Forse devo prenderlo un pochino più grande. Praticamente sì, non so neanche come, onestamente. Ecco. Ma può essere vero? No. Non ha senso questa cosa. Effettivamente. Oddio, guarda che in videochiamata sembra che tu abbia i denti bianchissimi, te lo giuro. Noi ci stiamo guardando in videochiamata, ragazzi, sembrano perfetti. Non si toglie più questa cosa. Perché poi si bagna la carta e quindi diventa più naturale. Ma perché a te riescono, a me no? Perché poi bagnandosi si attacca ai denti anche, oltre a diventare meno bianco ottico. Cioè. Beh, è orrendo però, dai, scusa. Siamo due cretine praticamente, ma chi li ha inventati questi hack? Sì, ho capito. Cioè, ma ne troviamo noi 10.000 meglio. Ma, cioè, puoi farti una foto così? Per me è bocciatissimo, io non lo so veramente da dove gli escono queste cose. Ma che poi la gente li guarda pure. Che schifo, e a me che si attaccava sugli attacchi dell'Invisalign. Ah, ecco. No, raga, questo è proprio bocciato, no. Questo direi che neanche nelle foto da lontano, le foto di gruppo, quelle sai in cui praticamente non si vede niente, manco lì, lo. No, zero proprio, lo facciamo passare, manco lì. Bocciatissimo. Poi abbiamo questo hack, praticamente la ragazza dice che mescolare il fondotinta alla cipria in polvere libera, a un pochino di cipria in polvere libera, fa diventare il fondotinta full coverage. Tu ci credi? Ma secondo me diventa un po', me lo immagino tipo pastoso da... Grumoloso, sì. Vediamo, io ormai non ho più fiducia in questi hack, veramente, ce ne sarà uno su 100 che funziona, però sì. Effettivamente poi quando funziona... È la rivelazione, quindi dico, sì, proviamo. Tra tanti uno dovrà uscire bene, no? Allora, quindi fondotinta c'è. Allora, fondotinta. Io uso quello cipria. Di Fenty e ho la cipria di Benefit, la Dr. Feel Good. Vediamo. Oddio. Mi senti in cucina quando mischi la farina con i liquidi? Cioè con le farine. No, che ho detto, la farina, sì, con i liquidi, ho detto bene all'inizio. Beh, l'effetto così non è tanto carino, non so a te come sta venendo, ma... Ma a me sta venendo un... Sì, oddio, ma sai che effettivamente sembra più coprente, eh? Sono veramente curiosa di provarlo, perché di solito non... Cavolo, sai che su di me
Non, è niente, non so se è più full coverage rispetto al normale, onestamente, devo essere onesta. Però forse come durata può funzionare. Sì, sì, anch'io uguale. Ho 70 strati di fondotinta. Allora, l'ho fisso un pochino anch'io, perché secondo me un pochino di cipria comunque ci va. Cioè, no, voglio dire, ho usato una salvietta per togliere il residuo che avevo qui sul... Guarda, questo è il residuo, queste sono 7 applicazioni di fondotinta. Da lontano l'effetto è carino, ma da vicino si vede proprio lo stratone di prodotto, eh. Stavo per dire la stessa cosa, da vicino ho una maschera, da lontano sembro decente. Senti, poi con i denti finti. Cioè... 6 chilometri, hai preso tipo, come si dice, catfish, sì. Che sì. Tipo sembri bellissima, poi da vicino ti cade tutto a pezzi, tipo l'impalcatura. Però dai, questo hack secondo me è promosso, cioè se devo promuoverne uno, per me è questo. Allora, questo quello di prima fatto con i correttori piaceva di più. È tipo una puntata di Art Attack oggi. Abbiamo questo hack pazzesco, ragazzi, sì, per applicare l'eyeliner in 2 secondi senza sbagliare. Una roba proprio mai vista prima. Allora, praticamente la ragazza che cosa fa? Prende un paio di pinzette e poi ci disegna su, come posso spiegarlo? Sì, disegna il lato. Sulle pinzette. Ecco, colora il lato delle pinzette con un eyeliner nero e in questo modo va a creare praticamente la codina. Sì, si crea allora, tipo uno stampino praticamente. Così poi fa lo stamp e se lo va a riempire. Esatto. Cioè, questa è la lei svolta. Lo fa perfettamente, sembra la cosa più facile al mondo. Sì, io sì. Onestamente non lo so, tu ti avvicini un po'? Sì, io provo a far vedere così condividiamo questi momenti di pura suspense. Allora, che poi io non ho le stesse pinzette che ha lei, tu hai le stesse pinzette? Quali ha lei? Quelle appuntite sono sottili? Tipo sono tipo quelle un po' incurvate, tipo un po' lo so, ad non angolo. Ci ho fatto caso. Allora... Vediamo, mamma mia, secondo me provo, qui viene vai. Provo. Qui viene fuori un casino. Casino nero. Se sbagli però lo stampo è finita, Aspetta, come fai? Aspetta che lo devo rivedere. Che... Come è uscito? Beh, cavolo! Mazzola, allora, sei mi sono lasciata qui sotto che non ho la più pallida idea di come possa aver fatto, visto che... Però, lei poi cioè, lo sistema. Ovviamente le appoggia così... Le chiude, giusto? Le chiude, esatto. Ragazzi, sono perplessa. Ragazzi, praticamente il mio non colora. Aspetta che vado. Aspetta che riprovo dall'altra parte, perché adesso avrò sicuramente maggiore manualità. E quindi dall'altra parte verrà perfetto. Mi piace che sei super positiva. Io sono già partita con l'idea che sembrerò un clown. Tu invece sarà perfetto. Allora, adesso è difficile farlo con la stessa inclinazione, allora. Allora ragazzi, io l'ho fatto ma mi è uscita una macchia orrenda. Allora, io sono un amante dell'eyeliner. Miki, ma come fai? No. Cioè, io... A me è uscita una macchia orribile, ma che cacchio di hack è questo? No, ragazzi, non funziona. Non funziona, ti fa perdere solo tempo. Sì. Forse non abbiamo le pinzette giuste. Ah, dici, potrebbe essere, perché effettivamente queste, cioè, non finiscono proprio a punta a punta, quindi non viene affilato. Oddio, però, no, infatti, però se le appoggi e poi le tiri un po', esce quasi decente, guarda. Ah sì? Cioè. Sì, dovrei riprovare, dici? Voglio sistemarlo sempre con la pinzetta, basta. Che poi uno dice però a sto punto, non è esattamente il trucchetto che fa lei. No, infatti. Se poi le trascino così. No, è così, è come disegnarlo con l'eyeliner stesso, no. Infatti. No, io lo boccio, ragazze. Questo io da amante dell'eyeliner. Io ci ho provato, ragazzi, cioè io ci ho provato, però questo è quello che sono riuscita a fare. Da questa parte sembra che qualcuno mi abbia dato un pugno. Da questa carino. Da questa parte sembra quasi decente, ma sembra che io l'abbia fatto da ubriaca. No, questa è la mia è carino, spiegazione. Guarda di oggi. Come è uscito male. Ah, tu non mi vedi da lì. No. Cavolo, però tu sei stata più brava a seguire il trucchetto, eh? Il trucchetto del mascara con il foam. Quello mi fa paura. Quello mi fa paura.
Anche a me, e oltretutto non penso che funzioni, perché no. Allora, cioè, questa ragazza cosa fa? Lei dice che non servono più piegaciglia, non servono più ciglia finte, sì, no, mai. Quelle sono tutte cose del passato. Adesso basta, dovete sapere, applicare il mascara e poi mettere il phon sull'occhio, praticamente a 3 cm dall'occhio. Lei fa così, con aria fredda, dice, però specifica, altrimenti tutti ustioni. Ciglia bruciata. Ecco, e a lei ha queste ciglia poi pazzesche, incurvate, super... fighissime, sai, perché questo questo è quello che un pochino mi fa, perché io ho gli occhi sensibili, quindi ho paura col getto d'aria, tipo che mi diventano rossi immediatamente, però proviamo. A me succederà sicuro. Io intanto metto mascara, che poi io ho il Dyson che ha un getto fortissimo, non so quale phone hai tu. No, quindi io ho questo di GHD. Secondo me mi voleranno via le ciglia, ma... Poi sto usando esattamente il mascara del LAC, cioè del video. Io farei tutti e due gli occhi e poi solo su un occhio vado a... Sì, così vediamo veramente la differenza, se c'è una differenza. Allora ragazzi, ci siamo, sto spaccando tutto qua. Allora, questo è il freddo. È rigorosamente freddo. Ma come fai a dartelo in faccia, da fastidio? Non lo so come fa lei. Non è una cosa fattibile. Cioè, ma che cavolo di è? Ma come fai a tenerlo? Però guarda come si alza, no? È infattibile, dai! Guarda che rosso! Ah no, dovevo fare solo un occhio, li sto facendo entrambi! Ma tu non riesci a tenere, guarda così vicino, ma come fai? Non lo so, io mi sto attivando l'occhio fino al 2026. Questo è l'occhio dove ho usato il phon, questo è quello dove non ho usato il phon ed è la stessa identica cosa. Tu noti qualche differenza su di te? No, Nicole, questo è proprio un flop, super flop. Sarà bocciatissimo, ragazzi, sì. L'unica cosa che serve è a far lacrimare gli occhi. Mm-mm. Abbiamo, che Michela qua barerà un pochino, ma la perdono. Qui c'è, allora, in questo video c'è sta ragazza che vuole mangiare il sushi, ma cavolo, ha questi capelli che le danno fastidio, porca vacca, non è che poteva legarli, assolutamente no. Sia mai. Ha questi due ciuffi liberi e cosa fa? Praticamente mette le bacchette sporchissime del ristorante, avvolge le ciocche di capelli nelle bacchette sporche e poi praticamente, no, prima passa l'accendino sulle bacchette e poi avvolge le ciocche. Aspetta un attimino e poi taran, si sono formati questi riccioli perfetti. Io poi ho un dubbio, ma le bacchette, lei le aveva in acciaio o in legno? Cioè di ferro o di legno? Secondo me sono in legno. Ma con l'accendino, ma sono perplessa. Ma non lo so, ma infatti io tra l'altro ho queste di Hello Kitty che ho preso in Giappone, a cui tengo tantissimo, e ho una paura di rovinarle. Secondo me si rovinano, Nicole. Fai con il phon come faccio io, lo scaldiamo con il phon. Ma io voglio troppo provare con l'accendino, non ce la faccio, io devo fare come fa lei, è più forte di me, più forte di me. Le bacchette di Hello Kitty, ti passerei una di queste, mega pacco, ho sempre quelle che mito, cioè io tutte quelle che mi danno il ristorante le butto via, poi quando ti servono, capito? Cavolo. Provi con il phon. Io provo con il phon. E io provo con... Madonna. Ma come? No, aspetta, prima devo prendere una ciocca. Ma non è abbastanza caldo. Un po' me l'ha rovinata. Te l'ha rovinata? Sì, ma penso se ne vada, è solo tipo nero. Lo sai anche cos'è che mi faceva paura però? Che non ho pensato che di cosa? Dire. Ormai l'hai messo, quindi io l'ho fatto troppo tardi. Oddio, cos'è che ti faceva paura? No, perché se sono laccate, non è che si scioglie quella laccatura e ti rimane appiccicata sui capelli? Mi sta venendo in mente adesso. Visto che la tua è colorata. Forse non è stata una buona idea. Siete terrorizzate. Ah no. Oh, è venuto. Io? A te funziona? Anch'io ho tipo un ricciolo. Questo è il risultato, è un po' ragazzi. Rigido, come... Riuscite a vedere qualcosa? Beh...
È orribile, peraltro, cioè non voglio starci così al ristorante comunque. Beh, diciamo che per arricciarli, diciamo che li arriccia, però, cioè, tipo secondo me non è esattamente la cosa migliore da fare quando sei in giro, non no. Lo so. Cosa è successo? Si hanno dato in modo strano, non so come abbia fatto. Allora, oddio, secondo me questo riuscirai a farlo tu, ma io no, perché ho i capelli troppo corti, però dovevo troppo provare. Allora, praticamente, le mettono, lei si fa una coda, poi le mettono un rotolo intero di carta igienica alla base, lo coprono con tutto il resto dei capelli e voilà, lei ha uno chignon perfetto, fantastico. Devo dire che con i capelli lunghi e bellissimi che hai tu e super folti, secondo me... Per te sarà fattibile. Vediamo. Per te sarà fattibile. Ma lei usava anche il ciuffo nella coda? La frangia? Lei la frangia non ce l'ha, li ha legati tutti dietro. Tutti. Ok, proviamo. Io non ho capelli, che cosa, dove lo devo mettere questo rotolo? Ma lo sai che non so neanche se i miei lo riescono a coprire, forse servono ancora più lunghi. Figurati i miei. Allora, la coda, poi il rotolo. Come si fa a far... Come faccio? Noi grandissime che ci siamo preparate il rotolo di carta igienica. Come ce ne andiamo a fare con te? Ma guarda la mia coda! Ma si può? Guarda che roba che ho! Ma come ha fatto lei a far ce passare tutti i capelli dentro? Aspetta, li prendo con la bacchetta. Come cacchio ho fatto? Poi io li ho scalati, quindi ho quelli più corti che non è... Non collaborano. Tu ci sei riuscita? Nin. Questo è il massimo che riesco a fare. Ma te sono passati tutti? Questo è il massimo che riesco... Sì. La cosa più difficile. Però com'è che la ricopro? Guarda, ecco, basta. Questo è quanto, ragazzi. No, vabbè, ti prego, non ce l'ho. Ma chi ne... No, vabbè, ma... Oddio, sembri quelle guardie a Londra. Ragazzi, vi piace il mio chignon? Non si vede per niente il rotolo sotto, no. È fantastico questo hack. Non vedo l'ora di usarlo per uscire. È altissimo! Ragazzi, io non lo so come le sia uscito sta ragazza e di fare una roba del genere, però per quanto mi riguarda è bocciatissimo. Poi su di lei devo dire che effettivamente era anche bello, però... Può avere il suo perché questa cosa della carta igienica con sé, però, sì. Se... Ok, quindi direi che anche questo non è approvato. No, no. Se poco poco si sposta e si vede la carta sotto, non è tanto carino. Che cosa c'hai sotto? Ma niente, tutti fatti tuoi. E poi ce ne resta uno soltanto, che è questo in cui allora la ragazza va ad applicare il rossetto, però dovete sapere che è molto meglio applicare il rossetto se ci metti prima un cotton fioc, certo. Se ti metti un cotton fioc tra le labbra, certo. E non so perché lei lo faccia, presumo per evitare che il rossetto vada a finire negli angoli. Penso di sì, penso anche quindi... io per quello. Quindi lei fa così, prende questo cotton fioc, lo mette qua così e poi va ad applicare il rossetto, vediamo. Vediamo. Anch'io rigorosamente rosso, eh? Anche tu grande! Cioè facciamo le cose, facciamo le bene. Forza. Ok. Allora. Ma lo tiene tra i denti? Ah, sai che forse... Che concentrazione. Oddio, ho sbagliato. Sto cercando di non ridere perché sennò non riesco a tenerle chiuse. Come fa? Infatti... Io l'ho fatto. Ma non... Non è venuto proprio bene. Dovrei andare a ritoccarlo. Allora. È venuto da questa parte. Ma guarda che brutti gli angoli. Orribili. Ma perché alcuni si mettono il rossetto così ed evitano gli angoli? Non lo so. Non ho idea. No, per me è bocciato.
anche per me, ragazzi. Cioè, lei lo mette e viene bene. Ma Vorrei dare un feedback sul fondotinta cipriato. Mi è entrato tutto quanto nelle rughette. Oddio, anche a me qua. Ma di brutto, eh. Cioè, hanno tipo 3 quintali qui dentro. Io qui mi si è formata tipo tutta una ruga dal naso fino alle labbra. Un canale. Se facessi ogni giorno. È praticamente un trattamento per far invecchiare la pelle. Sì. Mostra più anni di quelli che hai. Esatto. No, comunque, cioè, io non capisco perché mettere il rossetto così. Quindi, mio baby, spero vi sia piaciuto questo video. Io ringrazio tantissimissimo ancora Michela. Ti mando un bacio grandissimo. Sono troppo felice di essere ospite del tuo canale, finalmente anche. Finalmente, sì. E dobbiamo ripetere, perché veramente facciamo troppe poche collaborazioni tra di noi vecchiette che siamo su YouTube dagli inizi. Dovremmo farne di più, perché è sempre bello incontrarci, però poi non collaboriamo mai. Vero, adesso lo promettiamo davanti a tutti che non appena passerà questa situazione Covid e si potrà tornare a viaggiare, incontrarci, eccetera, ci incontriamo, ci vediamo, un super abbraccio e filmiamo un bel video insieme, sì, di persona. Mamma mia, sì, allora. Finalmente, cioè, mi sembra un sogno, ti giuro, mi sembra un sogno quando potremo tutte tornare ad abbracciarci e stare vicine. E grazie ancora, Michela, io ti mando un bacio grandissimo. Grazie a tutti voi. Un bacio a tutti voi, mia family, e a domani!